fare questo. The rot seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy. But that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children, and would do anything for their brother. We have always crafted wooden masks to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. It is bound to his spirit, and will help you fulfill your promise to the children. Look after Benny and Saya. Their brother's fate will be difficult for them to understand. Quindi a Taro è successo qualcosa. Ok. E ci dà la maschera di Taro. Premi per indossare la maschera di spiriti. Guarda attraverso la maschera per trovare la tua strada. Apri le barriere degli spiriti e rivela oggetti importanti nell'ambiente. Le maschere di spiriti sono utili per trovare i rot nascosti nel mondo. Usa la maschera di Taro per aprire la barriera degli spiriti. Mask? Did Zaju give it to you? Maybe you can use it to open this barrier. Eh sì. What's that? Follow it. Maybe it will lead us to Taro. Allora, mandiamo il rotto sul fiore. Il fiore si crepa. E soffre. E ridiamo natura verde un po' a tutto l'ambiente. Andiamo a purificare. Guarda Kena, so cos'è. È una lacrima della foresta. Ci avviciniamo. Forse i rot la possono prendere. Usa rot. Riuscito. Lacrime della foresta ripristinano temporaneamente la forma originale dei rot. Usa R per spostare la nuvola. In questa forma i rot possono attaccare i nemici, distruggendo le barriere ed eliminare la corruzione. Ok, allora gli faccio rompere queste barriere qua, ovviamente. Sbatti. Mamma, tanta roba. Aspetto, e andiamo a rompere anche questo. Parliamo, dobbiamo andare giù sicuramente. Hai visto cosa ho fatto a quel mostro? Te l'avevo detto che poteva aiutarci. Great work, Kena. Grande lavoro. Andiamo avanti, ci stiamo avvicinando. Bene.
Allora, diciamo che non è una grande, non ha una grandissima complessità né una grande difficoltà il gioco. Si fa. Allora, qui l'abitazione diventa un pochino più scura, ragazzi, un pochino più cupa, piove, quindi c'è sicuramente qualcosa che non va. E qua ci racconta una storia un po' più meno sorridente, ragazzi. Come avevamo. Beh, che bello, ragazzi, il tuono, bellissimo l'effetto. L'effetto grafico, bellissimo. Seguiamo quello che è un po' lo spirito, ragazzi, eh. Mamma mia. Andiamo, sono curioso di sapere quello che è successo. Usa la maschera. Riesce a vivere un po' quello che è successo, no? Di questa grotta gli è crollata probabilmente l'apertura, l'ingresso, con un fulmine. Brutte notizie per i fratellini. Che succede? Cosa hai visto quando hai indossato la maschera di Taro? Taro è qui, ma ha dimenticato chi è. Dobbiamo trovare tre reliquie per aiutarlo a ricordarlo. Questo è enorme, come facciamo a sapere dove cercare? Forse Rusu può aiutarci, la sua casa è da quella parte. Proprio vicino. La corruzione è potente, ci deve essere una reliquia nelle vicinanze. Devo trovare un altro modo. Ma il ricordo non me lo fa prendere? Eh sì, dai. Interagiamo. La richiesta è diventata troppo pericolosa, Taro. Il villaggio è il posto più sicuro per te. Se ti sbrighi potrai tornare prima del tramonto. Verrò a prenderti quando il mio lavoro qui sarà finito. Con un salto bellissima, ragazzi, bellissima, bellissimo il colpo d'occhio, meraviglioso, questi effetti particellari da wow, bello. Oh mamma mia, raga, come sono passato là sopra io. E qua penso che ci sia un bel fight, ragazzi. Dio, mi incazza pure la musica. E ci si combatte K. Dai. Oh, questo lancia pure le cose, ragazzi. E va sotto la melma? Bad. Ok. Si teletrasporta nelle varie pozze. Però mi ha fatto male. E questo? Devo stare attento perché questo lancia le cose, ragazzi. Così non lo vedo però, eh. Vediamo se sta qua. No, allora devo trovare un modo per farlo, ragazzi, questo, eh. Ho un problema. Devo capire. O me lo devo fare immobilizzate rot, perfetto. Me lo faccio immobilizzate rot, ragazzi. Che tramba che mi ha dato, raga. Ok, però questo è il metodo, dai.
immobilizzato da Rotom in modo che lui non si rimerge, però dobbiamo, ecco, questi praticamente spawnano i mob che ci servono per tirar su i nostri comandi Rotom. Sento pure le esplosioni, mi fanno male le esplosioni, eh. Ne manca un altro, bro, dai. Impegnati, su. Pattern l'abbiamo capito, ragazzi. Easy. Oh 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 oh. Cambia fase 2. Ok. Terza ste mine. Terza ondata di mine. Ok, ci siamo. Vai, poi penso che continui col pattern normale. Vediamo un po'. Eccolo qua. Però cambiano i mob. Un po' più complicati, probabilmente anche un po' di più, però ci permette questo di andare un po' più veloci sul fight. Ok, perfetto. GG, raga, GG, GG, così si fanno i fight.